L'edizione 2020 ha avuto per tema Il tempo delle idee per una nuova Italia. L'iniziativa è stata organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico, guidato da Fabrizio Fonte. Torniamo a ricelebrare la nostra tradizionale giornata tricolore quest'anno con un tema che è appunto Il tempo delle idee per la nuova Italia. Un'Italia che è stata colpita, come del resto tutto il resto del mondo, da questa pandemia, e noi dedichiamo questa edizione a tutte le vittime del Covid, agli operatori sanitari che in prima fila appunto hanno contrastato e ci hanno tutelato e continuano a farlo, perché purtroppo ancora questa vicenda non è affatto chiusa. Quindi è un momento di riflessione, ancora una volta su un piano nazionale, perché sono venuto un po' da tutta Italia a riflettere su queste condizioni che ci possono rilanciare da tanti punti di vista, sociali, economiche, culturali. Ed è un momento anche di orgoglio sul piano appunto del Centro Studi Dinogrammatico, che persevera, nonostante tutte le difficoltà di quest'anno, che è stato veramente complicato portare avanti iniziative, manifestazioni di questo genere, all'interno della quale ovviamente non potevano mancare la consegna del premio per la cultura della legalità, un momento decisamente emozionante, vuoi perché conoscevamo appunto Enzo Fragalà, vuoi perché diciamo ha perso la vita portando avanti appunto azione legalitaria dal punto di vista professionale. Quindi diciamo è stato un momento fortemente emozionante per tutti noi e che ci stimola a proseguire su questa strada, non soltanto di un'antimafia parolaia e di retorica, ma invece quella concreta, quella dei fatti, quella della memoria, quella dell'azione sul piano personale, che deve dare dei segnali e degli stimoli importanti soprattutto alle nuove generazioni. In questa edizione il premio per la cultura della legalità 2020 è stato assegnato alla memoria di Enzo Fragalà ed è stato consegnato nelle mani della figlia Marzia Fragalà. Oggi questo premio mi emoziona particolarmente anche in virtù della sentenza che qualche giorno fa è stata depositata, le motivazioni della sentenza, dove appunto per la prima volta dopo 10 anni viene scritto nero su bianco che mio padre è una vittima della mafia, è stato ucciso dalla mafia, oggi ci sono dei condannati, ci sono delle condanne, e questo assume un significato diverso. E noi abbiamo combattuto 10 anni per avere questa verità, che all'inizio voleva essere nascosta, si voleva dare un'altra lettura a questo omicidio. Oggi finalmente mio padre, che ha sempre vissuto nella legalità e per la legalità, riceve questo premio. Lo prendo io perché lui purtroppo non potrà prenderlo, però ha, come dicevo prima, un significato particolare. Alla giornata tricolore ha partecipato anche l'assessore regionale dei beni culturali, Alberto Samonà. Importante essere nuovamente a Custonaci per la giornata tricolore organizzata dal Centro Studi Dino Grammatico, perché si mettono dei punti fermi, si dà una direzione a coloro che seguono una visione della vita, della politica, della società e anche della Sicilia. In Sicilia non possiamo prescindere dalla cultura, e non lo dico per un caso, per maniera, ma perché saremmo dei pazzi, dei criminali e degli autolesionisti se pensassimo uno sviluppo della Sicilia disgiunto dalla cultura. Per anni le aree archeologiche, i musei, le nostre chiese, i nostri templi sono stati considerati da molti siciliani un orpello, un qualcosa in più, a volte un qualcosa di ingombrante.